Sono al servizio della comunità marchigiana e interpretano quella forte passione per lo sport che la distingue. Sono i tre impianti sportivi di Ancona visitati dal presidente della regione Marche: palla indoor, campo palla ovale rugby e campo sportivo di baseball. Questo è il frutto di un bando importante che ha finanziato 99 progetti di riqualificazione o di realizzazione di nuove strutture sportive. Quindi nel caso specifico la clubhouse della società di rugby di Ancona. Nel rugby il terzo tempo c'è il momento in cui si sta insieme, si socializza, dove chi compete nello sport dimostra subito l'amicizia fuori dal campo e è un po' diventato il paradigma della sportività. È una realizzazione di grandissima qualità, è raro avere spazi così belli che completano un impianto notevole sotto profilo del campo principale, ma con questo complemento non secondario. E anche quella dimensione dello sport che parla di socialità, dello stare insieme e fare in modo che dentro lo sport ci sia l'aggregazione, famiglie che si incontrano, bambini che possono venire da qualunque provenienza ma trovano qui uno spazio e l'accoglienza. Il modo migliore di interpretare questa missione. Tanti piccoli interventi, questi 99 finanziati, ma ognuno con un grande valore sociale, un grande valore per le comunità. Tre impianti riqualificati con il contributo regionale. Location ideale per l'organizzazione di eventi sportivi di altissimo livello. Luoghi di riferimento per atleti nazionali ed internazionali e soprattutto strutture adeguate e sicure al servizio di tante famiglie, ragazzi e adulti che amano praticare sport nelle Marche. Le tre strutture del capoluogo rientrano nel piano di riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica che costellano tutto il territorio regionale e vengono finanziati dalla Regione Marche per un ammontare complessivo di 5.600.000 euro. I soggetti attuatori sono comuni e società sportive. Unico fine è migliorare l'offerta di qualità per praticare sport nella regione dalla bella storia sportiva, confermata anche qualche giorno fa con la vittoria dei nostri campioni della Lube Volley Civitanova.